Vieni da me, Emanuele. Vieni da me e dimmi dall'orecchio. Dimmi dall'orecchio. Vieni da me. Vieni. Ecco, va bene. Magari tutti noi potessimo piangere come Emanuele quando avremo un dolore come ha lui nel cuore. Lui piangeva per il papà. E ha avuto il coraggio di farlo davanti a noi, perché nel suo cuore c'è amore dal papà. E io ho chiesto permesso a Emanuele di dire in pubblico la domanda e lui mi ha detto di sì, per questo la dirò. Poco tempo fa è venuto a mancare mio papà. E lui era ateo, ma ci ha fatto battezzare a tutti e quattro figli. E era un uomo bravo. E in cielo, papà? Che bello che un figlio dica del suo papà: era bravo. Bella testimonianza di quell'uomo che ha dato ai suoi figli, perché i suoi figli potranno dire: è un uomo bravo, era un uomo bravo. E bella testimonianza del figlio che ha ereditato quella forza del papà, anche ha avuto il coraggio di piangere davanti a tutti noi. Se quell'uomo è stato capace di fare figli così, è vero, era un uomo bravo. Era un uomo bravo. Quell'uomo non aveva il dono della fede, non era credente, ma ha fatto battezzare i figli. Aveva il cuore buono. E lui ha il dubbio che il papà, per non essere credente, non potesse andare in cielo. Chi dice chi va in cielo è Dio. Ma com'è il cuore di Dio davanti a un papà così? Com'è? Cosa vi sembra a voi? Un cuore di papà. Dio ha un cuore di papà. E davanti a un papà non credente è stato capace di battezzare i figli e di darle quella bravura ai figli. Voi pensate che Dio sarebbe capace di lasciarlo lontano da te? Pensate quello?
ma forte, con coraggio. Dio abbandona i suoi figli? Dio abbandona i suoi figli quando sono bravi? Ecco, Emanuele, questa è la risposta. Dio sicuramente era fiero di tuo papà, perché è più facile, essendo credente, battezzare i figli che essendo non credente battezzarlo. E sicuramente a Dio questo è piaciuto tanto. Parla con tuo papà, prega tuo papà. Grazie Emanuele per il tuo coraggio.